Buonasera, gentili telespettatori, e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Apriamo subito con la situazione attuale in Italia, poiché sono due gli scenari plausibili per le prossime settimane tra zone rosse, colori e proteste dei cittadini. Il primo scenario combacia con la linea della cautela invocata dagli scienziati. Si dovrà dunque aspettare il 1º maggio, come già stabilito dal decreto Covid vigente, per il ripristino delle zone gialle con le conseguenti riaperture. La seconda strada, invece, battuta dalla Lega e dagli alleati di centrodestra, è quella di anticipare almeno di una settimana la ripartenza nelle aree del paese, laddove l'indice RT si mantiene sotto la soglia dello 0,8. Entrambe le soluzioni non potrebbero prescindere da un'accelerazione della campagna vaccinale. Entro la metà del prossimo mese è prevista la somministrazione della prima dose al 75% degli over 70. Draghi, al momento, rifiuta di tracciare roadmap precise della ripartenza. Prima dovranno monitorare i dati epidemiologici. Le modalità di riaperture però sono comunque al vaglio di tecnici e governo. Per i ristoranti, che in zona gialla potranno ripristinare il servizio al tavolo, si sta valutando di procedere con gli allentamenti delle restrizioni, favorendo dunque in un primo momento le attività all'esterno. Resta improbabile il recepimento da parte del CTS del protocollo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la quale sarebbe intenzionata a chiedere l'apertura al pubblico dei ristoranti anche nelle ore serali. Sarà piuttosto consentita la consumazione al tavolo, a pranzo, in quei ristoranti che introdurranno la prenotazione obbligatoria. Sistemeranno i tavoli in modo che la distanza di almeno di 1 metro per i clienti non conviventi venga rispettata. Inoltre, il limite di commensali ammessi allo stesso tavolo dovrebbe essere fissato a 4. La produttività serale di alcune attività, soprattutto per i ristoranti, ad esempio, ci sarebbe un riscontro nel numero di cene da asporto, potrebbe essere favorita dal governo prorogando l'inizio del coprifuoco dalle 22 attuali a mezzanotte. Restando in tema Covid, apriamo la pagina dedicata ai contagi. Nel nuovo bollettino divulgato oggi dal Ministero della Salute sui nuovi contagi Covid in Italia sono 13.447 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 304.990 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 4,4%. Sempre tanti però i decessi, 476. Sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 242, ieri invece 167. Per quanto riguarda invece i reparti ordinari, sono ricoverati 26.952 persone, in calo di 377 unità rispetto a ieri. Per quanto riguarda invece la Campania, sono 1.627 i positivi del giorno, di cui 1.073 asintomatici e 554 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 14.571, di cui 6.882 da test antigenici. I deceduti sono stati 7, di cui 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti infine sono stati 1.848. Passando invece al report posti letto su base regionale, che prevede 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 133. Diverso invece per i posti di degenza disponibili, che come noto sono 3.160 e occupati 1.592. Ci spostiamo a Napoli, dove le farmacie si preparano a prestare servizio nella campagna vaccinale anti-Covid, inoculando anche nei loro esercizi. Alcune farmacie stanno già esponendo gli avvisi per le prenotazioni rivolte ai cittadini dai 16 ai 60 anni, ai quali somministreranno gratuitamente il vaccino Johnson & Johnson, il cui arrivo è previsto in Italia proprio per questa settimana, ma che potrebbe essere commercializzato solo entro la fine del mese. In diverse farmacie del centro storico di Napoli in questi giorni si stanno preparando le vaccinazioni di massa. Il vaccino Johnson & Johnson infatti è più maneggevole rispetto agli altri attualmente utilizzati, in quanto già fornito con la stessa siringa monodose carica e non richiede il richiamo. In tutta la provincia di Napoli sono circa 500 le farmacie che si sono rese disponibili a fare le vaccinazioni contro il Covid-19.
La Federfarma in particolar modo ha comunicato l'elenco delle farmacie al commissario nazionale per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in modo da organizzare le distribuzioni delle dosi. All'appello ha commentato Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli. Ha aderito oltre il 65% delle farmacie iscritte a Federfarma. Nella giornata di oggi, però, la notizia è che l'America ha indicato lo stop immediato al vaccino di Johnson & Johnson proprio negli Stati Uniti. Dunque, le autorità sanitarie americane hanno raccomandato la sospensione totale e senza indugi dell'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson contro il coronavirus, citando anche il rischio che possa causare una rara e severa forma di trombosi. Ad oggi, 6 donne sono state colpite in America da simili reazioni al vaccino, mentre una sola paziente è morta. L'azienda ha comunicato che, in accordo con le unità dell'Unione Europea, ha anche deciso di rinviare le consegne in Europa in chiave precauzionale. Proprio oggi, infatti, era previsto l'arrivo di 184.000 dosi in Italia. Restiamo sulla cronaca e parliamo delle attività di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricoli e il servizio e dunque le operazioni mirate anche alle discariche abusive. Il raggruppamento Campania dell'Esercito italiano su base del 7° Reggimento Bersaglieri ha infatti svolto un'operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e la prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Marano di Napoli. Secondo la programmazione dell'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi, proprio nella regione Campania, sempre nell'ambito della Terra dei Fuochi. Il 13 aprile, dunque oggi, sono entrati in azione 3 equipaggi misti per un totale di 8 unità dell'Esercito italiano, della Polizia Municipale di Marano di Napoli e della Polizia Metropolitana di Napoli. Si è provveduto al controllo di un'attività imprenditoriale e commerciale, 2 sono state le persone identificate, di cui una sanzionata e una denunciata. Sequestrata poi anche un'area di 1024 metri quadri circa. Sono state poi comminate multe per un totale di 4.166 euro. Un rilevante contributo dunque è stato dato dagli assetti Raven dell'Esercito italiano, che con i dati ricavati dalle ricognizioni dei loro droni hanno permesso alle unità sul campo di sviluppare le attività, conseguendo dunque il massimo risultato. L'attività si inquadra, ricordiamo, nelle azioni di secondo livello, cioè operate da pattuglie congiunte dall'Esercito italiano e dai corpi di polizia municipale o metropolitana, attività che si aggiungono ai settimanali Action Day. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì, ha aggiornato la popolazione locale sulla curva pandemica del territorio irpino. Lo ascoltiamo. I dati relativi alla nostra città continua un buon andamento della percentuale di casi positivi su tamponi effettuati. Posso confermarvi che nell'ultima settimana, quella che è andata dal 5 aprile sino all'11, abbiamo registrato un decremento della percentuale dei casi positivi, decremento che vi mostrerò di qui a poco. Qualcuno mi ha fatto notare che c'è l'effetto specchio sui dati, però insomma, in qualche modo comunque voglio mostrarveli la tabella che, come al solito, mi viene fornita dalla regione Campania, dalla Soresa su una specifica piattaforma, ci consegna 62 casi positivi su un totale di 1090 tamponi. In pratica, la scorsa settimana abbiamo registrato una percentuale del 5,69%. Ecco, questo è il dato rispetto alla Campania, che invece ha registrato un 10,57%. Più o meno manteniamo un trend che si aggira intorno al 50% di quello che è il dato campano. Vi ricordo che la scorsa settimana eravamo al 6,66, quindi devo dire, vi confermo che, pur mantenendo sempre la guardia molto alta, massima attenzione al rispetto delle prescrizioni anti-Covid e a tutti i protocolli, e beh, vi dico che al momento la nostra città si sta comportando bene. Noi abbiamo
Siamo intervenuti per aiutare una signora anziana che, oltre ad essere positiva al Covid, è purtroppo anche malata di Parkinson. Abbiamo effettuato un controllo sulla saturazione che era fondamentale. Da quell'intervento di qualche giorno fa abbiamo pensato di non lasciarla e dunque di andare ogni giorno a verificare il suo stato di salute. Parte proprio da qui il racconto di Salvatore, volontario del team della Misericordia, che quotidianamente opera a bordo dell'ambulanza territoriale di Somma Vesuviana, voluta proprio dall'amministrazione di Sarno. Ascoltiamolo. Era malata anche di Parkinson, aveva una patologia grave e praticamente l'abbiamo monitorata, gli abbiamo dovuto montare l'ossigeno e la monitoriamo giorno per giorno, cioè almeno una volta al giorno l'ambulanza si reca lì per andare a controllare. Quanti interventi state facendo in media giornalieri circa? Giornalieri sono all'incirca una decina al giorno, con almeno una quindicina di telefonate, quindi. Passiamo ora al nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta, con i dati diramati come di consueto dall'ASL locale. Sono 241 i nuovi positivi al tampone, cui si aggiungono 5 vittime e 340 guariti. I test elaborati sono stati 2161, dunque il saldo complessivo è di meno 104. Ci spostiamo ora sempre in Campania, ma nella zona di Nola, dove questa mattina si è svolta una nuova protesta dei mercatali contro la zona rossa. Questa mattina, infatti, due colonne di circa 500 camion, la prima all'altezza di Nola, la seconda a Caserta, hanno bloccato l'autostrada A1 in direzione Napoli-Roma. Non si tratta di un blocco vero e proprio, ma di un rallentamento del traffico dovuto al fatto che la colonna dei camion sta procedendo a marcia lenta. Si registrano però code di diversi chilometri. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Ambulanti. Con l'approvazione della delibera odierna in Consiglio Comunale si conclude l'iter dell'adozione della variante al piano regolatore per l'area dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Con quest'atto diamo il via libera al progetto definitivo di ampliamento del nosocomio cittadino, che consentirà, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo edificio a tre piani dedicato alla medicina nucleare. In un momento così difficile per il nostro paese, chiudiamo un procedimento che significa dare priorità al diritto alla salute dei cittadini e il giusto riconoscimento all'eccellenza professionale e umana del nostro ospedale cittadino. A dirlo è stato proprio il sindaco Carlo Marino. Commentando l'approvazione della delibera al numero 3 all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi, dal titolo Efficacia di variante con imposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni immobili destinati all'ampliamento dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e parcheggio pubblico comunale ai sensi degli articoli 10 e 19 del DPR 327/2001. Prevista anche la riqualificazione del parcheggio pubblico comunale con interventi di rigenerazione urbana e riuso dell'area adiacente l'azienda ospedaliera, riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano con interventi sulla viabilità ed implementazione della mobilità tecnica. Concludiamo ora con lo sport. Sconfitta per la Casertana, battuta a Viterbo dai padroni di casa della Viterbese per 5-2. Al termine dell'incontro, la consueta analisi di Mister Guidi e del capitano Carillo. Le ascoltiamo. Sì, è stata una partita che si è messa subito, subito male perché abbiamo preso gol su una palla inattiva che poi insomma devo anche rivedere perché secondo me una punizione che non c'era e purtroppo su quell'episodio siamo andati in svantaggio. Lì la squadra è stata anche brava a reagire, anzi teneva molto bene il campo, muoveva molto, molto velocemente la palla, insomma riuscivamo a fare le nostre cose, meritatamente siamo riusciti a recuperare velocemente la partita con Pacilli. Poi penso che l'inerzia della partita era dalla nostra parte, purtroppo poi l'ha cambiata un episodio negativo, perché l'episodio dell'espulsione di Del Grosso chiaramente ci ha messo la partita in salita, oltre poi ad andare negli spogliatoi sotto. A praticamente partita a tempo concluso, quindi penso che quello sia stato l'episodio che ha deciso il match e
quello che ha penalizzato la squadra che fino a lì stava facendo una buona prestazione, anzi c'era stato anche un episodio secondo me molto evidente su un'entrata veramente brutta sia di Murillo su Acyosmanovic, ma soprattutto quella di Camilleri su Matese, che potevano farci giocare noi forse in superiorità numerica. Detto questo, poi nel secondo tempo in inferiorità numerica eravamo stati anche bravi a riprenderla sugli sviluppi di un calcio piazzato. Sono anche contento che si sia sbloccato, che abbia fatto gol Matos perché stava giocando una buona partita. Poi però l'ultima mezz'ora, una volta incassato il 3-2, chiaramente lì la partita è finita, ma penso che l'episodio che abbia deciso la partita sia sicuramente l'episodio dell'espulsione del Grosso. Sì, io premetto che io stesso, nessuno della squadra, il mister, ha mai cercato alibi o cose del genere, ma oggi ci sono stati evidenti errori arbitrali che hanno condizionato la partita. Io penso, oltre, non ho visto bene l'espulsione, dovrò riguardarla, ma oltre l'espulsione, il fallo che ha causato la punizione del primo gol è assolutamente inesistente. Io stesso sono intervenuto sul pallone nettamente, è un fallo che non esiste. Vai sotto 1-0, siamo stati bravi a riprenderla. Da grande squadra quale siamo, abbiamo dimostrato sempre di essere una squadra che non ha mai mollato, l'abbiamo ripresa. Siamo riandati sotto su un altro episodio, a mio avviso, sempre dubbio. Che l'arbitro non ha visto, ha lasciato correre. Ancora una volta l'abbiamo ripresa dopo l'espulsione in 10 uomini. Poi il 3-2 del secondo tempo ci ha dato una bella batosta. È stata una doccia fredda che purtroppo ci ha mandati al tappeto. Andrea D'Amico, agente intermediario di mercato dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato del suo assistito, commentando il fortunato momento in azzurro. Sappiamo quanto è difficile l'ambientamento nel campionato italiano. Campioni del passato ci hanno messo 6 mesi. Lui è stato sfortunato tra Covid-19 ed infortuni. Per ora si è sentito solo il profumo, ma potrà fare benissimo. Lui ha fisico, tecnica, forza, progressione. Non è che sia arrivato un ragazzino di cui non si conosceva il valore. Come si sente? Lui è tranquillo ed è un ragazzo intelligente. A volte noi sottovalutiamo l'aspetto mentale, ma tutto parte da lì. Se non sei intelligente non riesci a fare le cose al 100%. A me ricorda molto il primo Cavani, però è arrivato ancora più forte in Italia. A Palermo all'inizio Cavani faceva l'esterno offensivo. Il bello dunque deve ancora venire. Il Napoli deve giocare ogni partita come una finale, ci sono 24 punti e sono tanti, poi si vedrà come andrà a finire. Solo con l'atteggiamento mentale individuale e di gruppo si può arrivare ad un risultato. Occorrono sempre applicazione e spirito di gruppo. Gattuso, lui è concentrato sull'obiettivo. Ormai per le squadre italiane il vero scudetto è la qualificazione in Champions League. Non può andar bene la struttura che andava bene anni fa per il calcio, va cambiata. Agnelli ha ragione sull'UEFA, va cambiata anche quella. Era questa la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.